L'esibizione del piccolo Austin Gattles, che faremo possa superare i suoi problemi, ma suona davvero benissimo, ci porta alla gara del tiro da tre punti. I protagonisti, eccoli. From the Atlanta Hawks, Mike Bibby. From the Miami Heat, Daquan Cook. Here from the Indiana Pacers, Danny Granger. From the San Antonio Spurs, Roger Mason Jr. And the two-time defending champion of the Foot Locker three-point shootout from the Toronto Raptors, Jason Capono. I campioni in carica della gara del tiro da tre punti, Jason Capono cerca il tris come due grandi del passato, uno un grande in assoluto del gioco come Larry Bird, l'altro un grande della gara del tiro da tre punti che abbiamo avuto la fortuna di vedere in Italia, Craig Hodges. Queste le regole, si parte in sei, si arriva in tre, nel senso che i migliori tre vanno in finale. I palloni normali, tra virgolette, arancioni, un punto, l'ultimo di ogni carrello, tricolore da due punti in caso di parità. Al primo turno un tie break da 24 secondi, al secondo turno, quello finale, un tie break pieno da 60 secondi. Stanno per ultimare le fasi di riscaldamento i sei giocatori che parteciperanno. Per Rashard Lewis c'è la notizia davvero notevole in negativo di Jameer Nelson, fuori per il resto della stagione, il che probabilmente derubrica gli Orlando Magic da squadra da titolo a mina vagante dei playoff, almeno apparentemente. Si parte con Rashard Lewis, gara del tiro da tre punti, All Star Saturday Night 2009. Lewis parte piano, arriva decisamente meglio, gestisce bene il tempo. Maglia Atlanta Hawks, 41% in carriera da tre. Mike Bibby. Pieno al terzo carrello, ma sente la distanza. Occhio all'outsider con la maglia dei Miami Heat, Daquan Cook. Thank you.
questi i primi tre partecipanti: 14 per Mike Bibby, 17 per Rashard Lewis, 18 per Daquan Cook. Dwayne Wade e il grande amico Chris Paul, spettatori molto attenti in prima fila. Danny Granger apre il secondo giro, i secondi tre giocatori della gara del tiro da tre punti. La maglia è quella degli Indiana Pacers. Con 13 abbandona la competizione, ma non abbandona naturalmente l'All-Star Weekend, perché è venuto qui soprattutto per fare dell'altro. E se lo stramerita, gli Indiana Pacers sono soprattutto lui. Eccolo qua il nostro dollaro maleducato della serata. Roger Mason Jr., 45% da 3, settimo miglior tiratore in questo momento nella NBA. La maglia è quella dei San Antonio Spurs. Avesse segnato l'ultimo tiro avrebbe evitato l'eliminazione. Il detentore, il campione dai Toronto Raptors, Jason Capuano. La sua stagione è quasi peggiore rispetto a quello della squadra ed è tutto dire, ma arriva all'All-Star Saturday Night e Jason Capuano è un topo nel formaggio. È una macchina, è proprio quello che ha più ritmo di tutti, il tiro è sempre lo stesso da tutte le posizioni. Eccoli qui, i tre finalisti eliminati, Granger, Mason Jr. e Capuano, che passa assieme a Cook e Rashard Lewis. Si torna alla gara del tiro da tre punti. Jason Capuano, il primo dei tre finalisti.
Non una grande prestazione per Capono. Tocca a Rashard Lewis. Adesso è il momento di Dae Kwon Kook, che è proprio il contrario di Rashard Lewis, naturalmente molto meno alto, naturalmente molte meno gambe, ma sicuramente molto più polso, anzi il polso più bello di questa competizione. Niente da aggiungere, però c'è pressione per un Deb. E adesso il sorriso per l'ex giocatore di Ohio State, compagno di quel Greg Oden che non abbiamo visto ieri sera, l'occasione della vita per il numero 14 dei Miami Heat. Siccome siamo in finale, non c'è lo spareggio a 24 secondi, ma c'è lo spareggio a 60 secondi. E a questo punto è soprattutto una questione di resistenza fisica. Quindi metto il mio dollaro su Rashard Lewis e consegno a Dae Kwon Kook implicitamente la gara del tiro da tre punti. Sì, bene. Prestazione che nella penisola iberica si definisce sotto horrorosa, ma questo era già scritto. Sì, o fatal, che questo era abbastanza scritto. Quindi diciamo che in linea di massima con una performance appena normale, di cui Hank Cook porta a casa la prima moneta. Tiratore un po' ansioso in questa fase. Ma come sette? E grandi rimpianti secondo me per Capono. Grandi rimpianti per tutti, perché tutti sono andati almeno in doppia cifra, il minimo nella fase eliminatoria è stato di Granger e Roger Mason con 13. Per Dae Kwon Kook non un compito impossibile. Thank you.
si tiene il meglio per l'ultimo pallone. Daquan Cook è il vincitore della gara del tiro da tre punti all'All-Star Saturday Night 2009 con pieno merito. Daquan Cook è il terzo vincitore di serata. Questo è un trofeo importante che rimane comunque nella carriera di un giocatore NBA. E Daquan Cook, il vincitore della gara del tiro da tre punti all'All-Star Saturday Night 2009.